deciso di mettersi in gioco sfidando se stesso. Giuseppe Leone, 70 anni, conosciuto da tutti come Pino e ciclista in pensione. Sabato scorso ha deciso di cimentarsi in un Everesting. Questa sfida prevede di scegliersi una salita, verificarne il dislivello e percorrerla tante volte fino a raggiungere un totale di almeno 8.848 metri, ovvero l'altitudine del Monte Everest. Tutto questo per un giorno intero senza mai fermarsi né dormire. Noi di Fano TV lo abbiamo seguito nella sua impresa e lo abbiamo anche intervistato. Come nasce questa tua idea di realizzare un Everesting? Il progetto è nato così. L'idea è di circa un anno fa, in tempi di lockdown, quando pensavo che sarei arrivato quest'anno a 70. E mi sono detto, bisognerà che inventi qualcosa per i miei 70 anni, che mi regali qualcosa. Cosa di meglio di qualcosa di sportivo, di un'idea sportiva? Ormai la bicicletta è entrata nel mio mondo, diciamo, o io nel suo. E la vivo come un'amica con la quale mi diverto a viaggiare, ad andare a destra e a sinistra. Però questa era una cosa diversa. Già l'Everesting, cioè fare una salita tante volte, sempre la stessa, fino a raggiungere l'altitudine dell'Everest, 8.848 metri di dislivello, era una cosa che già invaleva da qualche anno. Però di persone di una certa età ce n'erano poche, che io ne conosco una sola, a dire il vero. Allora mi sono detto, beh, proviamo, solo che questo implicava parecchie problematiche. Uno, cercare di trovarsi una salita, che poi non è stata quella migliore, perché l'asfalto sulla salita da me scelta, cioè l'Alcenero, la salita che da Isola del Piano va sulle Cesane, è una salita un po' ruvida, quindi bisogna spingere di più del normale rispetto ad altre condizioni. Poi era una salita con l'asfalto parecchio rovinato. Però c'era una motivazione del cuore legata al fatto che era la prima salita vera che avevo fatto quando avevo cominciato ad andare in bicicletta. Dopo circa un annetto e mezzo mi avevano portato lì e avevo sofferto parecchio. Quindi scelgo quella, una salita di 7,3 km di lunghezza, 413 metri di dislivello, e dovevo percorrerla, come poi l'ho percorsa, per 22 volte. Già il numero fa capire quale possa essere la difficoltà, il numero di ripetizioni, il fatto che il tempo si allunga. Io ci ho messo in totale, fra soste e pedalata, soste senza dormire, però era il vincolo dettato dal regolamento di questa cosa sportiva, diciamo. E ci ho messo 29 ore, di cui 21 e mezzo pedalate. Ed è stata non particolarmente dura, devo dire. Ne sono uscito abbastanza tranquillo, tant'è che finita la domenica sera, il martedì sono andato in bicicletta tranquillamente, senza problemi. Durante le ore notturne invece che cosa è successo? È successo, le ore notturne hanno presentato i maggiori problemi, in particolare due: il freddo e una foratura. Il freddo in un paio di occasioni, la prima verso mezzanotte e mezza, forse avevo sbagliato a vestirmi ancora troppo poco, forse ero un po' troppo stanco già, e ho subito la discesa sentendo freddo, tant'è che sono arrivato in fondo e la prima cosa che ho fatto ancora prima di mangiare è stata quella di cambiarmi, mettermi degli abiti, diciamo, ho usato quelli che uso normalmente d'inverno. E poi mi sono rifocillato abbondantemente in modo tale da introdurre calorie e recuperare quella temperatura corporea che è necessaria per poter pedalare in tranquillità. E seconda, quando volevo, dopo aver fatto questa, da aver mangiato, essermi cambiato, volevo ricominciare a pedalare, ho trovato la bicicletta buca. Quindi
ho perso un altro po' di tempo per cambiare la bicicletta che per fortuna avevo portato di riserva, mettere su l'impianto di illuminazione sia avanti che dietro, verificare che tutto fosse a posto, i GPS che mi ero portato per registrare il file dell'evento che poi doveva essere mandato ad una società che fa l'omologazione del risultato, altrimenti tu dici io lo posso aver fatto ma nessuno può sapere niente. No, quelli cosa fanno? Verificano il file che non ci siano velocità particolarmente elevate o cose strane. Per fortuna io perlomeno sono rispettoso delle regole. Infine, qual è il messaggio che vuoi lanciare con questa tua sfida? Due sono i messaggi. Uno è che a una certa età bisogna continuare a pensare, a fare, a cercare di proporsi cose nuove da fare, perché queste ci tengono in vita, cioè ci consentono di rimanere attivi in quanto abbiamo dei progetti da realizzare. Il secondo messaggio è: lo sport aiuta anche in età avanzata, insieme combinato con un'alimentazione sana e una vita, diciamo, senza grandi eccessi, ma non per questo una vita normale, diciamo, a poter andare avanti con una qualità di vita anche negli anni in età avanzata molto buona. Io spero che questo messaggio possa essere recepito, tenendo conto che io a 45 anni ero circa un quintale, 117 di vita, quindi se mi vedete oggi vuol dire che nella vita si può cambiare e si può ricostruire, non solo costruire il proprio fisico. In più, vuoi ringraziare a qualcuno? Vorrei ringraziare alla fine tutti gli sponsor della nostra società, in quanto ci consentono di realizzare un po' anche questi progetti. E poi, per quanto mi riguarda in particolare, due persone. Una persona che è una signora di Terni, amica e esperta di alimentazione, che mi ha dato dei consigli anche di vita su come vivere il proprio modo di mangiare e di alimentarsi, che si chiama Daniele Angelozzi, e un altro che in particolare mi ha dato dei consigli tecnici che sono stati utilissimi e mi ha assistito anche nelle ultime ore dell'evento, che è Zico Pieri, ed è il campione mondiale di Everesting, avendo fatto per 45 volte di fila il Monte Petrano. Quindi tutto dire, si sta preparando a un evento sullo Stelvio di particolare difficoltà.